Dopo tanta attesa, sono finalmente uscite le prime norme in materia di mercato del lavoro. Sappiamo che, c'era questa grande attesa per il Jobs Act, quello che è stato fino adesso realizzato in realtà è un piccolo pezzettino. Il Jobs Act, come visione generale, progetto per il rilancio dell'economia del lavoro, dovrà attendere probabilmente tempi migliori. A oggi cos'è che abbiamo? Abbiamo due norme che sostanzialmente incidono sulla cosiddetta flessibilità in entrata, vale a dire sui contratti di ingresso nel mondo del lavoro e in particolare su due contratti, il contratto a termine e il contratto di apprendistato. Per quanto riguarda il contratto a termine, ci sono le novità più significative, il vero segno di rottura rispetto al passato. Perché? Perché è stata abolita la causale del contratto a termine, cioè la necessità di spiegare perché un'impresa ha bisogno di un rapporto di lavoro soltanto per un determinato periodo di tempo, per tutte quelle imprese che intendano utilizzare questa forma contrattuale per i primi 3 anni, cioè in altre parole, per 3 anni l'impresa potrà stipulare con lo stesso lavoratore una serie di contratti a termine, replicandoli, quindi prorogandoli fino a 8 volte in un triennio. Ciò significa che noi avremo diciamo così, uno spezzatino di contratti, 9 contratti nell'arco di un triennio. Questo evidentemente serve per favorire il rilancio dell'occupazione e l'appetibilità dell'occupazione. D'altra parte, però, il rischio forte è quello di una precarizzazione ulteriore dei rapporti di lavoro, con particolare riferimento ai giovani, perché sono poi i giovani quelli che si trovano offerto questo tipo di contratto. L'altra novità è per l'apprendistato. In particolare è stato abrogato quell'obbligo di fornire il profilo formativo per iscritto. Cosa significa? Significa che sostanzialmente il nuovo apprendistato avrà un meno valore formativo rispetto a quanto non avesse in passato. Qui attenzione perché il contratto di apprendistato è un contratto finanziato con aiuti pubblici e gli aiuti pubblici si giustificano in quanto ci sia vera formazione. Quindi io farei molta attenzione se fossi un'impresa a prendere troppo sotto gamba il dovere formativo, ma invece punterei sull'apprendistato proprio come investimento in termini di formazione per i propri dipendenti.